Torniamo ad occuparci del rapporto tra cittadini e istituzioni con quello che è successo ieri sera a Vizzolo Predabissi, quando nel corso di un'assemblea pubblica organizzata dalla società che sta realizzando la TEM, la tangenziale est esterna di Milano, è spuntato un gruppo di 30 cittadini che per una volta non protestavano contro, ma chiedevano anzi di accelerare i lavori. Non tutte le grandi opere viabilistiche vengono per nuocere. Un esempio potrebbe essere la tangenziale est esterna di Milano, così come raccontano i dirigenti della società che sta realizzando i lavori. Nel corso di un'assemblea pubblica a Vizzolo Predabissi, un comune alle porte di Milano interessato dal passaggio della nuova tangenziale, sono spuntati i SITEM. Oltre agli oppositori che ieri sera hanno manifestato ancora una volta il loro dissenso nei confronti dell'opera, un gruppo di cittadini abitanti del sud Milano, soffocato dal traffico e dai mezzi pesanti, che ben vedono la realizzazione di questa grande opera infrastrutturale, ha esposto alla società la sua richiesta: accelerate i lavori. Secondo il calendario, la TEM sarà completata entro 2015 per favorire un più fluido scorrimento del traffico durante i mesi dell'Expo. Una serie di voci favorevoli sono state poi una piacevole sorpresa, perché molti hanno capito a fondo quella che è la realtà di una grande opera pubblica che si svilupperà per 32 chilometri e che creerà lavoro, ricchezza su un territorio che ha la necessità di essere sempre più integrato nella Grande Milano. Questa iniziativa va nella giusta direzione, quella di avere un rapporto continuo e costante con il territorio, con i cittadini, con le associazioni che vogliono essere protagoniste di una grande opera pubblica come TE, e soprattutto vogliono capire quali sono i percorsi che ci hanno portato a garantire trasparenza, prevenzione e tutela ambientale. Io credo che da questo punto di vista iniziative come questa vadano nella giusta direzione, e un impegno dell'azienda quello di mantenere questo filo continuo con tutti coloro che sul territorio vogliono aiutarci a rendere assolutamente protagonista questa opera pubblica. Il messaggio è che su un'opera che sostanzialmente abbiamo dovuto subire in quanto comune, perché è veramente pesante l'impatto che ha sul nostro comune, facendo dei sistemi virtù si cerca di portare a casa quello che in termini compensativi è più utile e funzionale alla comunità. Questo ci permette di avere delle opere compensative, non ultimi risvolti che dalla produzione della cava di prestito sono risorse che in questo momento i comuni fanno anche comodo se necessario.